Affida il tuo gusto a mani sapienti. Il Patriarca, professionista del gusto. A Bitonto. Farmacia Manfreda, il punto di riferimento per il vostro benessere. Seguici su Facebook. Fili di Giancarlo Stellacci vanta le innovative tecniche e le esperienze delle passerelle milanesi. Trattamenti e design al passo con i tempi ed in linea con le idee di gusti più esigenti. Trattamenti curativi del capello e della cute e su richiesta acconciature da passerella e progetti di design per grandi eventi. Artofi è in via Verde 58 a Bitonto. Artofi di Giancarlo Stellacci. La tradizione e l'esperienza al servizio del gusto. Ben ritrovati telespettatori di Bitonto TV. Siamo in Piazza Cavour attendendo la processione, il passaggio della processione da Porta Baresana. Sono sempre in compagnia del mio collega Filippo Lovascio. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Vediamo il crocifisso portato in processione, che è sintomo che le due icone dei Santi Medici si stanno avvicinando. Ci ha raggiunto per un saluto rapidissimo, perché poi deve andare a celebrare la messa delle 5 in Basilica al Santuario dei Santi Medici, Don Nicola Tatulli, un ospite sempre apprezzatissimo e che siamo felici tutti gli anni, sia nella Settimana Santa che per quanto riguarda la processione dei Santi Medici, di ospitare in studio. Buonasera a tutti e buona domenica. Don Nicola, quest'oggi, questa mattina, ho chiesto ai nostri ospiti di rinnovare un messaggio per la comunità, non solo per i fedeli, perché la comunità forse è un contenitore più grande di popolazione.
perché non tutti quelli che fanno parte della comunità forse possono, sentono allo stesso modo in qualche modo. Qual è il suo? Io penso che nel tempo attuale che stiamo vivendo, la sfida che dobbiamo vivere è quello del servizio, un servizio che sia una reciprocità e soprattutto un riscoprire anche come valore l'umanità. Ha scritto bene Valentino Losito in un suo post di Facebook che probabilmente il vero miracolo che possiamo vivere, che possiamo anche essere noi dei tramiti, è proprio quello dell'umanità. E i Santi Medici ci aiutano un po' a riscoprire questo nostro essere umani, questo nostro essere appunto umanità. Perché no? Che gli esempi dei Santi Anargiri ci possono aiutare anche in questo. È una bella speranza. Mi sa che sono usciti i Santi Medici in piazza. Sì, perché sentiamo l'applauso dei fedeli, sì. Le statue sono appena spuntate dal centro storico e si dirigono verso Porta Baresana. Don Nicola, io la saluto e ci rivediamo più tardi in studio. Avrò il piacere, come al solito, di chiacchierare con lei. Filippo, questa mattina verso le 7:30 le icone dei Santi Medici sono state portate in processione, sono uscite dalla Basilica dei Santi Medici. Quali sono state le altre tappe salienti di questa processione finora? Beh, abbiamo seguito in diretta il passaggio da Porta Robustina e quindi l'ingresso delle immagini all'interno della Città Vecchia. Però altro momento importante, tradizionale per il percorso delle immagini è proprio il passaggio che soltanto le immagini e i sacerdoti hanno fatto all'ingresso appunto della chiesa di San Giorgio, che era appunto la sede precedente delle immagini. E a questo proposito abbiamo un contributo video e prego dunque la regia di mandarlo in onda. Il culto dei Santi Medici è un culto che non è diffuso solo a Bitonto, ne parlavamo anche stamattina e abbiamo ospitato tra l'altro Gustavo Martinez, il priore della confraternita di Buenos Aires, proprio ad attestare il fatto che il culto dei Santi Medici non è un culto locale, ma ormai ha straripato i confini del nostro territorio. Quando risale la prima forma di culto, la prima attestazione di culto dei Santi Medici? Beh, certamente dovremmo per questa domanda ritornare un po' sulla storia, no? dei Santi Medici, in particolare proprio sul modo con cui i Santi Medici sono stati venerati subito dopo la loro morte. E sicuramente dobbiamo dire che i Santi Medici furono ovviamente sepolti a seguito del loro martirio e a questo proposito potremmo fare una piccola digressione. C'è un aneddoto interessante proprio relativo alla sepoltura dei Santi Medici, perché non so se ricordi questa storia, c'era questa donna, Palladia, che a un certo punto, a causa appunto di una guarigione che i Santi Medici le avevano recato,
aveva deciso di dover appunto necessariamente dare queste tre uova a San Damiano, anche a suon di bestemmie. E quindi poi, nel momento in cui San Damiano aveva accettato questo dono, Palladia aveva praticamente creato una sorta di lite, no, fra i due fratelli. E addirittura San Cosma aveva detto che non voleva essere sepolto con il fratello. Nel momento in cui però poi i due santi furono decollati e si procedette alla sepoltura, venne fuori appunto questa notizia, appunto questa volontà di San Cosma di non essere sepolto a fianco a suo fratello. E a questo punto la tradizione agiografica ci riporta un aneddoto interessante, ovvero un cammello avrebbe appunto parlato e profetizzato dicendo che chi appunto non era stato diviso in vita per il merito non poteva essere diviso nella sepoltura, ecco. Ora, al di là di questo aneddoto, senz'altro l'inizio del culto dei Santi Medici, in maniera ecco, ufficiale, importante, si ha con l'imperatore Giustiniano, che fu guarito dai Santi, e per questo motivo l'imperatore volle costruire una basilica in loro onore a Ciro in Siria, che è probabilmente anche il luogo del loro martirio. E poi di là, con poi Papa Simmaco e poi Papa Felice IV, il culto arrivò anche a Roma con la costruzione della Basilica dei Santi Medici, appunto, che si trova, è ancora visitabile, esiste ancora questa basilica, quindi se magari passate da Roma vicino al Colosseo potete farci un salto. E poi San Gregorio Magno volle far portare tutte le spoglie dei Santi Medici a Roma e poi da lì il culto si è diffuso praticamente in tutto il mondo. Quanto sei dotto, mio carissimo Filippo. Nel frattempo che le immagini dei santi si avvicinano a Porta Baresana, volevo appunto farvi notare che rispetto a stamattina sono state incelofanate, perché si prospettava un cambio di temperatura e soprattutto di fenomeni atmosferici, ovvero si attende la pioggia, prima anche un po' piovigginato, quindi per non rovinare le statue si è proceduto alla loro protezione. A proposito dei vestiti che indossano le statue e forse anche delle statue stesse, Filippo, che tipo di commento possiamo fare? Quanti sono sempre state queste? Sono state cambiate, modificate? Allora, nel dettaglio delle vesti possiamo dire che queste qui sono senz'altro recenti e sono state confezionate dalle suore di clausura benedettine che appunto hanno la loro sede, il loro monastero, proprio in Via delle Vergini, ovvero la prima via che le statue hanno imboccato nel momento in cui sono entrate nella città antica. Mentre per quanto riguarda la foggia delle statue, dunque, hanno avuto una storia un po' tutta particolare, perché giustamente queste statue sono, dal punto di vista ecco, della foggia, originali solo in alcune parti, ovvero nel volto e nelle mani, perché tutto il resto era praticamente costituito da una sorta di manichino in legno che appunto, secondo la tradizione, all'inizio era rimontabile, smontabile, veniva ricostruito soltanto per il giorno della festa. Poi queste statue qui invece, che sono della fine del Settecento, erano appunto costituite da un manichino ancora in legno, però erano esposte all'interno della chiesa di San Giorgio. Però poi negli anni Ottanta si è ricorso a un restauro dell'anima, appunto si chiama, della parte interna delle statue, perché giustamente il tempo aveva messo in crisi, sì, eroso il materiale ligneo. Ed è per questo che poi si è proceduto a costituire un'anima di bronzo e di argento appunto a sostenere
l'interno, ecco, delle immagini. Quella che sentiamo in sottofondo è la banda Bastiani Lella. Bitonto ha una tradizione antichissima per quanto riguarda le bande. Ce ne sono addirittura quattro. Questa non è bitontina. Filippo, prima hai citato l'imperatore Giustiniano e il miracolo che diciamo causò la sua conversione o il suo affetto comunque ai Santi Medici. Abbiamo testimonianze di altri miracoli? Beh, sicuramente. Ce ne sono diversi che sono noti e più o meno, giustamente, e possiamo nominarne uno in particolare che anche è stato oggetto di un'importante presenza nell'iconografia. Penso ad esempio a un quadro del Beato Angelico che ritrae questo episodio, ovvero quello della guarigione del diacono Giustiniano. Questo personaggio, che è un nome tradizionale, in realtà non sappiamo moltissimo riguardo a questa figura, era appunto un diacono della chiesa di Roma dei Santi Medici e che quindi andò all'interno della basilica e passò lì la notte chiedendo appunto di essere guarito, avendo appunto una gamba malata. Questo rito, quello appunto del dormire durante la notte all'interno della basilica o comunque del luogo di culto, è in realtà un'usanza anche antica che era praticata addirittura dai greci all'interno dei santuari del dio della medicina, in particolare Asclepio. Possiamo dire che in particolare questo diacono Giustiniano ebbe in sogno l'apparizione dei Santi Medici, che appunto letteralmente lo operarono, tanto che il giorno dopo, nel momento in cui si svegliò, lui era guarito, ma al posto della gamba, della sua gamba, era stata appunto trapiantata una nuova gamba, che però era nera, perché in quel caso era stata tolta da un etiope e quindi era evidentemente scura. Però volendo, ecco, arrivare a un passato più recente, possiamo parlare di un miracolo un po', ecco, più bitontino, diciamo così. Parliamo in particolare di quello che vide protagonista Don Mimmo Vacca, uno dei primissimi rettori della basilica, lui fu testimone insieme ad altri fedeli di un miracolo molto particolare proprio all'interno del rito della vestizione dei Santi Medici. E infatti nel momento in cui le immagini furono svestite delle vesti che appunto vengono fatte loro indossare durante il periodo, ecco, feriale o comunque quello che non è della festa esterna, a un certo punto dalle immagini fu sprigionato questo profumo di rose.
che fu da tutti avvertito e, ed è considerato un vero e proprio miracolo bitontino, ecco, e quindi una presenza tangibile dei Santi Medici e della loro assistenza, della loro protezione. Grazie Filippo per questo, per questi aneddoti. Io ne approfitto mentre i Santi Medici si dirigono verso Porta Bresana per rettificare l'informazione che vi ho dato prima sulla banda Bastianinella. Ho detto una cosa non vera: la banda è assolutamente una banda cittadina bitontina. Filippo, cambiando argomento, abbiamo, come dire, ricapitolato le informazioni storiche essenziali che accompagnano i santi. Tu sei una persona estremamente colta e informata dal punto di vista religioso e cattolico. Qual è il tuo rapporto con questo tipo di feste, con questo tipo di eventi? Per me sono eventi, per te sono feste. Beh, sì, personalmente potrei dire che sono feste, anche se magari io faccio parte di una minoranza, se devo essere sincero, perché sicuramente le processioni, tutte le processioni, non solo quella dei Santi Medici, fanno parte della nostra cultura, del modo in cui la pietà popolare si esprime. Qualcuno non vuole definire questo tipo di rappresentazioni, di eventi, come li chiami tu, folklore, perché non è un semplice, come dire, ripetersi di riti che fanno parte esclusivamente del popolo, no? Ma sono delle vere e proprie manifestazioni della fede. Se vogliamo, diciamo, cercare di comprendere anche l'origine un po' storica di questo tipo di eventi, è chiaro che a un certo punto la Chiesa Cattolica ha sentito, in particolare dopo il Concilio di Trento, quindi dopo il 500, ha sentito l'esigenza di cercare un coinvolgimento emotivo da parte del fedele anche attraverso questo tipo di eventi. Anche o soprattutto, sottolineiamolo, perché chiaramente quello che dici tu può essere corretto, ma c'è anche un'altra visione, un'altra faccia della medaglia. Questi potrebbero essere degli strumenti per, come dire, controllare i fedeli, per farli credere e come, per farli ecco, toccare con mano quello in cui gli si dice di credere? Allora, diciamo, la domanda è rischiosa, perché effettivamente, ecco, ho detto, io faccio parte di una minoranza, perché per me le processioni non sono fondamentali per la vita del cristiano. Perché se dobbiamo essere corretti, coerenti, la prima cosa che è fondamentale nella vita del cristiano è partecipare alla liturgia, ovvero, in maniera molto sintetica, andare a messa, molto semplicemente. Ora però, perché l'esigenza di questo tipo di eventi anche religiosi, no? Perché evidentemente c'è ancora oggi una parte della popolazione che ha necessità di una sorta di, come dire, un simulacro, ha bisogno di una sorta di prova, ecco, una sorta di prova fisica, concreta, che può toccare e vedere, e che diventa quindi il modo con cui la fede riesce a diffondersi anche tra coloro che giustamente non riescono a cogliere le particolarità della teologia, perché giustamente è una scienza particolare. Chiudo. Una scienza, soprattutto. Assolutamente sì, è una scienza, come le lettere classiche. Io sono tra virgolette studioso di lettere, quindi anche le lettere sono una scienza, anche la teologia è una scienza, la filosofia è una scienza, quindi non dobbiamo essere schizzinosi, no, la scienza non è solo Filippo, quella dei numeri. Io, assolutamente, siccome è un piacere parlare con te, ti sto semplicemente provocando. Comunque, metterti in difficoltà. Certamente no.
Riprenderemo subito a dialogare di fede e altri misteri con Filippo, ma in questo momento vorrei mostrare agli spettatori il servizio di questa mattina dell'apertura della processione. Oggi la fallazione di tanta gente. Evviva il San Nicolò, e oggi che solo vi avete in mano. Evviva il San Nicolò, in mano. Bene, siamo ritornati in diretta e i Santi Medici non li vedete, non riuscite a vederli perché stanno attraversando la forbice. Comunque, riprendendo un po' il discorso di prima, ecco, volevo soltanto concludere dicendo che se è vero che, diciamo, la liturgia è la cosa essenziale nella vita del cristiano, è pur vero che, quindi, se il mondo popolare ha ancora bisogno di questo tipo di manifestazioni, evidentemente questo popolo ha ancora difficoltà a sentire la messa, la liturgia come un qualcosa che costituisce, no, l'ossatura. Intendi dire che si sentono molto più credenti in queste situazioni che non durante la liturgia, no? E secondo me spesso e volentieri, magari in particolare, magari non per tutti, però per qualcuno accade così, no? Magari anche lo stesso Don Vito stamattina diceva: non dobbiamo soltanto partecipare alla processione, ma dobbiamo anche partecipare alla Santa Messa. Ed ecco che i Santi Medici sono appena usciti dalla forbice. E abbiamo sentito questo applauso fragoroso, che tra l'altro applausi che hanno accompagnato il cammino delle due icone per tutta la giornata. Sicuramente ci sarà, diciamo, il momento clou sarà più tardi, quando i Santi Medici ritorneranno in piazza 26 maggio e saranno prossimi chiaramente a tornare in Basilica. Chi parla? Don Vito Piccinonna, vero? Don Vito Piccinonna, che ha lasciato un messaggio, come hai detto tu, estremamente toccante questa mattina. Parlava di compromesso, parlava di seguire la via del bene e non la via del male, che tra l'altro poi è semplicissimo, basta distrarsi un attimo per intraprendere vie sbagliate. E diceva anche a Viviana: bisogna essere santi nelle nostre vite, non bisogna per forza emulare. Cioè, il significato di santi ha un significato probabilmente molto più prossimo a noi, se lo riusciamo ad intendere come disponibilità verso il prossimo, verso anche noi stessi, perché molto spesso se non ci rispettiamo non riusciamo a rispettare l'altro. Ed è stato un messaggio estremamente profondo e toccante, come tutti gli anni. Beh, a questo punto è ovvio, diciamo, questo modo di intendere i santi è un modo, diciamo, tutto moderno, no? Nell'antichità i martiri erano coloro che avevano dato la vita per testimoniare Cristo, ed è per questo che diventavano santi, perché erano diventati testimoni e diventavano intercessori
presso Dio dei fedeli che continuavano, no, la loro vita terrena. Però poi con l'andar del tempo, dopo il periodo delle persecuzioni, dopo che appunto la Chiesa è diventata un'istituzione religiosa a tutti gli effetti, evidentemente, no, la corsa al martirio si è affievolita, come è giusto che fosse. E quindi che cosa è successo? È successo che poi, ecco, si è venuta a costruire una nuova immagine del santo, che poi nei tempi moderni vuol dire questo. Essere santi vuol dire prima di tutto non, ecco, imitare modelli raggiungibili di persone che sono state perfette, hanno condotto una vita irreprensibile, ma prima di tutto appunto mettersi in ascolto della parola di Dio, cercare di interrogarsi, cercare appunto di compiere il bene, cercare di non fare la scelta più opportunistica, no? ma fare la scelta più coraggiosa. Tutti i giorni, assolutamente, tutti i giorni, nella propria semplicità, nella propria quotidianità, senza, ecco, appunto cercare di strafare o di diventare il santo del calendario, ecco. Bene, dopo questa chiusa di Filippo, io vi ricordo il prossimo appuntamento intorno alle 6:30, chiaramente dipende dall'andamento della processione. Noi ritorneremo in collegamento quando le icone dei santi saranno in prossimità di Via Verdi. Noi ci vediamo più tardi. Ringrazio come sempre la redazione di Bitonto TV e ricordo che questa è una produzione Bitonto TV in collaborazione con Go Streaming e il Da Bitonto. Ci troverete nuovamente al canale 78 di Delta TV. Il pericolo meteo è scampato e adesso vedremo che le statue riprenderanno la loro forma naturale, perché stanno rimuovendo il cellophane. E volevamo chiudere il collegamento, ma abbiamo deciso di regalarvi anche questo momento. Guardate le persone come si avvicinano alle statue. I portatori hanno praticamente creato un cerchio. C'è un bambino che sta toccando la statua, accompagnato dallo zio, li conosco personalmente, tra l'altro. Un po' come è accaduto appunto a Piazza Caduti del Terrorismo, no? Dove i bambini sono stati portati mano a mano dalla folla per permettere loro di toccare le immagini. Un senso, ecco, ancora, no, della cultura popolare che cerca il contatto fisico con l'immagine. E abbiamo parlato stamattina proprio di questo, no? Come i fedeli che portano le torce stentino non solo per la fatica, ma anche perché vogliono rimanere il più vicino possibile alle immagini. Ed è per questo che appunto non si muovono o sono lenti nel procedere. Sì, questo desiderio, questa sete di toccare le icone quasi come se fossero vere, un po', no? Simulacro vuol dire proprio questo, no? Simulcaro, quindi come la carne. Ed è proprio questo, no, che dicevo prima, il rito, no, della processione dei santi protettori vuole essere proprio questo, no? Portare in mezzo alla piazza, no? Facciamo finta di trovarci nella città settecentesca, quindi qui, di qui in poi già la città di Bitonto non c'era più, però immaginiamo di essere in una piazza del Settecento, il popolo di Bitonto che sente la messa in latino, che magari non capisce molto bene, che magari sente solo l'omelia del sacerdote, riesce in un giorno particolare ad entrare in un contatto sempre più particolare, intimo, vicino con le immagini.
E quindi la Chiesa ha voluto proprio sottolineare e enfatizzare questo momento attraverso proprio queste macchine, le abbiamo chiamate anche durante le processioni del Venerdì Santo, no? Macchine del dolore, in quel caso qui, macchine che rappresentano il divino, che rappresentano i santi. Ottima spiegazione, come al solito, Filippo. Mi sono immaginata, mentre parlavi, mi sono immaginata nel Settecento. Mi sono immedesimata in un popolo che non sa, che può sapere, che si aggrappa un po' all'unica cosa che gli viene offerta, ovvero la fede. Guardate con quanta minuzia vengono rimossi i cellophane che proteggevano le statue in caso di pioggia. Statue che hanno l'aureola mobile. Non era mai capitato in tanti anni di processione di vedere diciamo la loro composizione, ecco. Credo che siano quasi pronte le statue per riprendere il proprio cammino verso la Basilica. Adesso percorreranno Corso Vittorio Emanuele, successivamente Via Verdi. È un pezzettino di Via Repubblica che poi è direttamente collegato con Piazza 26 Maggio. E appena il percorso delle icone riprenderà, noi vi saluteremo e vi daremo appuntamento, vi diamo appuntamento, lo faccio in questo momento, al collegamento che avremo più tardi verso le 18:30. Chiaramente dipende dall'andamento della processione, dall'andamento lento più o meno o meno ecco che le statue riprendono il loro percorso. Io ringrazio, lo stavo facendo prima, lo rifaccio anche adesso, tutta la redazione di Bitonto TV, il mio collega Filippo Lovascio. Grazie a voi per la pazienza. Io sono Federica Monte e ci vediamo più tardi. A mani sapienti. Il Patriarca, professionista del gusto, a Bitonto. Thank you.
Farmacia Manfreda, il punto di riferimento per il vostro benessere. Seguici su Facebook. Fili di Giancarlo Stellacci vanta le innovative tecniche e le esperienze delle passerelle milanesi. Trattamenti e design al passo con i tempi ed in linea con le idee di gusti più esigenti. Trattamenti curativi del capello e della cute e su richiesta acconciature da passerella e progetti di design per grandi eventi. Aerto Fili è in via Verde 58 a Bitonto. Aerto Fili di Giancarlo Stellacci. La tradizione e l'esperienza al servizio del gusto.